Allora, secondo me domani è il caso che fai una scappatella. No, la scappatella la faccio in un altro senso, voglio dire, la scappatella calcistica, mio figlio mi picchia. Allora, no, però c'era Ponte, Forza e Coraggio, dai, come facciamo a... Il derby giallorosso, e penso che... giallorosso, dai, torno indietro con la memoria quando l'ho vissuto io l'anno scorso e posso dire che, insomma, c'era molta attesa per cui... Noi, non vi sento più, voglio sentire la mia voce nella cuffia. Ecco, ecco, adesso lo sento. Invece di ascoltarmi smanettano. No, ragazzi, Davide, non... stasera ha detto che dobbiamo farci la regia da soli. Vabbè, Davide, e quindi stiamo allenando un po', vabbè, no? Vabbè, devo rompere i coglioni stasera. Si può dire alle 9:15. No, lo sai perché? Perché io mi sento disturbatissimo nelle cuffie. Non so come mi senti tu. Io mi sento una bellezza, anzi mi guardo pure di fronte a questa bellissima vetrina e vedo che ogni tanto sta cazzo di mascherina se ne scende, però la dobbiamo indossare, signori, non scherziamo. Allora, quindi, oltre a questo bel Ponte, Forza e Coraggio, che ricordo l'anno scorso quando l'ho vissuta e insomma c'era molta fibrillazione per questa partita, perché comunque un derby, ma scusa, il derby non è quello stracittadino tra due squadre della stessa città? Che derby è Forza e Coraggio? Vabbè, il derby questo è tra due squadre della stessa provincia. E vabbè, allora è anche derby Ponte Puglianello, è derby. E sono tutti derby. Sono tutti derby, vabbè. Allora facciamo che in terza categoria sono solo derby ogni domenica. Appunto, e allora diamo una giusta connotazione a quello che è il derby, che è tra due squadre stracittadine, insomma, la famosa stracittadina, tra Ponte e l'Atletico Ponte, una squadra che è già di terza categoria. Quello sarebbe un derby, però non si può fare. La Forza e Coraggio, chi vuole? Vabbè, Forza e Coraggio Ponte non è un derby. La Forza e Coraggio faceva i derby quando giocava contro un'altra sannita. All'epoca c'era l'Atletico Benevento. Allora sì, era derby, quindi questo non è un derby, però è una partita sentita. È una partita sentita. Vabbè, comunque ognuna delle due squadre vuole avere la supremazia sull'altra, è giusto pure, penso. Però sto fatto, guarda che ci sono molti. Oh, sto Davide Annuzzo stasera mi sta distraendo il Checola. Ehi, lasciami stare il Checola. Eccolo. No, mi ha segnalato problemi con tutti. Secondo me quelli sono quelli che c'ha Enzo Liccardi. Problemi, non so più quanti ne volete. Allora, però mi fate comunque il filo. Stavo dicendo, perché era sentita Ponte, Forza e Coraggio? Perché ovviamente ci sono molti ex. Ma assolutamente sì, certo, c'è il mister, insomma, ce ne stanno tanti giocatori di qua, di là, forse meno di là, meno di là, perché la Forza e Coraggio nessuno ha giocato nel Ponte. No, però il Ponte, diciamo che il Ponte di oggi è buona parte la Forza e Coraggio di ieri. Che si allena anche al Mellusi. Esattamente. Ma no, questo fatto non si può vedere, il Ponte si allena a Mellusi, la Forza e Coraggio a Ponte. Allora Ezio, avevi chiesto i commenti, sono arrivati i commenti. Ah, sono arrivati, sì, commenti. Sono arrivati i commenti. Qua. Allora ci sta Rocco Ferraro che ci saluta. Enrico Rocco. Enrico Pirone da Buon Albergo. Enrico Pirone, Buon Albergo. E poi c'è Benito lo Storto, vedi? Benito, storico nostro seguace. Grande, grande. Benito. Paolisi nel cuore sempre. Va bene. E, forza Gruppo 22, Benito. Benito l'abbiamo acchiappato su Instagram l'altra volta. E resta fedelissimo, hai visto? Quindi mi raccomando, dopo, quando andiamo fuori onda su Instagram, un po' di pillolette anche stasera. Dobbiamo prendere pillole. Anche stasera fanno bene le pillole, va bene. Ritorniamo su quella che era la promozione, quindi sul fantomatico derby sannita. E ce n'è anche un altro questa settimana. Hai visto? Virtus Goti Vitulano. Non so derby, perciò non so derby. Però la Virtus Goti Vitulano è una bella partita. Mi ricorda un po' la famosa prima categoria della Virtus Goti e del Vitulano, quando sulla panchina della Virtus Goti c'era Alessio Martino, sulla panchina del Vitulano Peppe Rivellini. Ma che fine ha fatto Peppe Rivellini? Dove sei, Peppino? Quella era una Virtus Goti che giocava a calcio. Giocava anche il Vitulano, giocava sì, calcio, anche dai, però la Virtus due bravi allenatori. C'era anche il Paduli, me le ricordo benissimo. Vedi il Paduli con Ciro Mauro, bella squadretta. E se non mi sbaglio, proprio le prime giornate incontrò la Virtus Goti e perse 1-0 in casa. Che memoria di ferro. E era una bella cattata penale. No, perso 1-0 in casa, no, 1-0 in casa della Virtus Goti. No, io ricordo questo, insomma, vabbè, forse un po' di confusione. E insomma, se vi ricordate il risultato di quella partita, ditemelo, perché adesso mi rimane questo cruccio nella testa. Comunque oggi partita completamente diversa, due squadre rinnovate, cambiate, però è bello vederle in promozione, che è bello Virtus Goti e Vitulano. Poi abbiamo il Puglianello che dovrebbe scendere in campo, se non erro. È arrivato il momento per scendere in campo. Ecco qua, e finalmente.
e anche il Viral Interno a questo punto scenderà in campo. O è stata rinviata pure questa? Mi sa che è stata rinviata anche. Ah, no, è vero, col Viral Interno, sì. Viral Interno. Quindi il Viral Interno dopo 3 giornate ancora non gioca. Ecco, ma poi se capita anche che dopo 4 giornate non gioca, e poi malauguratamente anche dopo 5 giornate non gioca, e si arriva alla 6ª giornata che ancora non è giocato, che senso ha continuare il campionato? Partite, poi il mercoledì i Viral Interno lavorano, non vanno a giocare il mercoledì, insomma, un campionato un po'. Vabbè, speriamo comunque che si risolvano le cose in fretta. Quindi insomma ci sono belle partite questi qui. Sì, ma questa settimana comincia anche la prima categoria. Oh, però ci scordiamo puntualmente del Castelpoto. Pure la settimana scorsa mi sono dimenticato del Castelpoto. Come sto? No, del Castelpoto abbiamo parlato la settimana scorsa, che già c'era il ricorso in atto. È vero, è vero. E comunque gioca col Vitulazio, altra pretendente a, insomma, a fare un salto di categoria. Questo Vitulazio che dopo 3-4 anni dove ha sempre detto di voler fare squadre per vincere il campionato, lo ha detto anche quest'anno, vediamo se ci riuscirà. Castelpoto ci avrà sicuramente il dente avvelenato per i punti gettati con la Sessana, però è pronta a riprendersi, e a me ne parlano sempre tanto bene di questo Castelpoto, quindi sono curioso di vedere questa partita contro il Vitulazio come andrà a finire, ma sono convinto che faranno lo stesso risultato che hanno fatto contro la Sessana. E a proposito dei risultati, ma noi abbiamo controllato i risultati che abbiamo fatto la scorsa settimana. Le hai sbagliate tutte. Le ho sbagliate tutte. Non è vero. Ho beccato il ponte perché ci ho messo 2. Io invece ci sono andato vicino. Cioè, sei andato ho beccato vicino. La sconfitta della Forza e Coraggio. Ah, però mi ricordo che ho messo X pure al Pietrelcino. Dai. Sì, no, dobbiamo controllare comunque. Mi sa che ho preso tutto. No, ha preso tutto, sì. No, perché avevi fiducia nella Forza e Coraggio, vabbè, quindi quella l'hai sbagliata sicuro. Vero, ho messo X2, porca miseria, vabbè, ha perso la Forza e Coraggio. Sta Forza e Coraggio che ha perso contro il Lusciano, insomma, non me l'aspettavo. Per avergli dato X2 io non me l'aspettavo. Però il Lusciano mi sa che zitta zitta. Io per andare contro tendenza avevo messo 1, quindi. Non sono passato in vantaggio, mi sa, i primi 10 minuti del secondo tempo. Sì, subito. Quindi poi hanno subito questo 1-2 da parte del Lusciano che li ha un po', insomma, tramortiti, non sono riuscito a recuperare. Stasera facciamo di nuovo i pronostici, sia di promozione che di prima categoria, quindi preparati, Ok. Anche perché ti tocca fare il pronostico su Ponte Forza e Coraggio. No, ma chi l'ha detto sto fatto? Non ne abbiamo parlato prima di questa cosa. Esatto, non infatti puoi entrare in inganno così. Io me lo volevo scappottare. Tu le prime volte mi hai detto, Jonathan, noi non prepariamo la puntata. Beh, però quando c'era la schedina, quella a 13 risultati, io mi ricordo che facevo il sistemino 5-6 doppie più la tripla, veniva a fare 12 euro, sistema ridotto, bello. Jonathan, non te lo ricordi? Io non ci ho giocato poco con la schedina. No, però stavo pensando una cosa, no? Stavi pensando? La lanciamo questa schedina nei prossimi giorni, no? Lanciamo la schedina. Allora, voi venite a casa mia, mi date 2 euro e io vi gioco la schedina. Facciamo così. Un euro costava la schedina. No, veramente costava 1000 lire. 2 euro se era pure se giocavi anche le 9 colonne. Va bene, comunque noi abbiamo bisogno di soldi, quindi ci inventeremo di tutto. Già la settimana scorsa mi sa che è andata male, e mi sa che pure questa settimana va peggio. Va bene, andiamo a vedere se è arrivato qualche commento, qualche saluto, qualche cosa. Quanta gente, sempre stessi. Bene, Benito, Jonathan Keikola, devi sapere che quest'anno io e Ezio Riccardi saremo avversari. Hai capito? Ma, in quale campionato? Non si sa, perché quando ci fanno giocare? Juniores, vabbè. Ma ho visto bene o male, a Paulisi hanno lanciato anche la squadra femminile, no? Sì, calcio a 5 femminile. Che spettacolo, no, i Paulisi non si fermano di fronte a niente, hanno fatto tanto in questi anni, quest'anno si sono maggiormente ampliati anche con questa bella corazzata femminile che ci sta sempre bene, perché il calcio femminile va alla grande, anche se dall'altra parte il Benevento, le streghette, insomma, hanno mollato, questo ci dispiace. Purtroppo succede in questi tempi, non è facile mantenere viva una realtà del genere. Posso assicurare che sicuramente le problematiche legate al Covid hanno fatto sì che la società, anche se era una bella squadra quella, assolutamente, poi ci stava lavorando già da un mesetto l'amico Leo Martone, che già si era integrato bene, insomma, si sarebbe tolto diversi sfizietti. E peccato Leo, il grandissimo Leo Martone, ti rifarai sicuramente, l'amico Leo. Allora ci saluta anche Massimo La Ragione, sera ragazzi. Massimino e Vittorio Giannini con un bel pollicione, ciao Vittorio Giannini, foglianese, ormai è rimasto solo il tedino a Foglianese.
il glorioso Foglionese non c'è più, no. E del Tetino parleremo dopo, perché insomma con l'impegno di Coppa andremo già a vedere, già si sono mossi un poco, a vedere se sono impegnati oppure no. Sì, calcio femminile, ci dice Benito. Noi stiamo ritornando sulla promozione per andare a vedere il Montesarchio. Il Montesarchio con chi gioca? È il Montesarchio che pure ha perso, se non il Montesarchio dopo la prima partita fatta col Carotenuto e vinta bene, poi insomma si è andato a fermare. Allora vediamo qui, giocherà con il Montoro, e questo Montoro qui è una bella squadretta, te lo posso assicurare, allenata da Luca Pini. Ha preso un po' quello che era il Montoro dell'anno scorso, che arrivò ultimo in classifica, che fece tanti sacrifici per allestire la squadra, che la smontò diverse volte, che cambiò tanti allenatori. Poi proprio verso fine stagione il presidente del Montoro trovò Luca Pini, che gli concluse la stagione e le due partite che rimanevano poi al lockdown. Ha ripreso la squadra in mano e si è costruita una buona squadra. Il Montesarchio deve riscattarsi assolutamente. Sì, il Montesarchio si deve riscattare da questo 2-0 con la Bisaccese. Quello di Bisaccia è sempre un campo ostico, manco per arrivarci. Però insomma, dopo che la prima giornata Bisaccese aveva preso una bella mazzata di gol, insomma non ci aspettavamo che avesse così la meglio sul Montesarchio con questo risultato all'inglese. Quindi il Montesarchio, allora, domani abbiamo... si deve rifare, e dopo ci mettiamo un bel 1, e perché domani si rifà, domani si rifà. Non anticipa, non fare anticipazioni, no, sulla schedina. Anticipazione, ma domani dobbiamo tirare. Allora, penso che abbiamo finito con la promozione. Sì. Prima di passare alla prima categoria con il nostro ospite speciale, no? Lanciamo un piccolo sacchettino musicale. Bene. Problemi con tutti, come quelli di Ezio Liccardi. Fedez. Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodé. Non mi fotti neanche in caso, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia, troppo zucchero sotto la mia lingua. Vai via, vai via, vai via, maresciallo su via, quella roba non mia. Per me te la domanda, è mai stato alla Diaz? Ok, non mi fido neanche della famiglia. Non bevo se è già aperta la bottiglia. Mi fanno le foto mentre muoio. Come devo fare? Io vorrei sentirmi solo qui. Per ogni giudo un Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Ho problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti. Per ogni giudo un Gesù, per ogni bandito una macchina blu. La mia macchina è vetro, non sono mai stato in un... Cosa fumi? Mi dici le cose cattive, abrasive, ma dai, e mi fanno ridere. Senso facile con senso debole, siamo tutti giochi di potere. Il tuo corpo sopra il mio parquet, sei venuto solo lacrime. Mi fanno le foto mentre muoio. Cristo, come devo fare? Io vorrei sentirmi solo qui. Per ogni giudo un Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Ho problemi con tu. Problemi con tutti, problemi con tutti. Per ogni giudo un Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti. Per ogni giudo un Gesù, per ogni bandito una macchina blu. Tutto andremo a 71. Siamo di nuovo in diretta, Ezio. Ezio, okay. Siamo in diretta. Ezio! Amici di Instagram, arrivederci. Devo staccare, lo so, sul più bello. Vogliamo rimanere un altro poco? No, dobbiamo fare la telefonata a Mino Forgione. Allora trasferitevi su Facebook, sul profilo, per fare la telefonata a Mino Forgione. Ciao. Eccomi qua. Allora sì, dobbiamo fare la telefonata a Mino Forgione. Abbiamo l'ospite di turno. Ti tocca parlare un poco. Abbiamo il primo ospite di questa stagione. Abbiamo il primo ospite di questa stagione del Calcio che Scotta, Mino Forgione, che è stato colpito, ahi noi, dal Covid in questi giorni. E noi in esclusiva andremo con un'intervista esclusiva
per sapere un po' come sta vivendo questa situazione, ma anche per avere delle anticipazioni su quella che è la prima gara di campionato del suo apice, no? Che andiamo a prendere subito. Tra l'altro stiamo formulando il numero di telefono. Tra l'altro parte subito col botto, perché ci sarà Apice e Buonalbergo, che sono, diciamo, le due squadre più accreditate.